Claptrap ha un nuovo amico, eh? Devo ammettere che mi manca quel rottame. Il rumore che faceva quando gli davamo fuoco. Mi scende una lacrimuccia. Ti è piaciuto? Imbecille. Capitan Flint, di nuovo, a chiedere se qualcuno ha visto il mio Claptrap. Quel piccolo bastardo è scappato mesi fa. Ho dovuto usare Eton come pupazzo da tortura. Non è la stessa cosa. Sentirete il urlare chiedendo pietà, saranno le guerre.
Hyperion dice: al di là, stupidità. Organi donati nel ricettacolo in basso. Fai attenzione là fuori. Trovi energia e scudi proprio qui. Svegliala fuori. Ci vedremo presto, di sicuro. Ho una proposta per voi due. Tu e Clappy diventate i nostri pupazzi da tortura per la vita e non vi uccideremo. Pensateci, con calma. Un altro regalo. Non dovete per forza picchiarmi, possiamo parlare. Ecco, lo faccio io per voi. Clap-trap, come va? Oh, sto bene, anche se per venire quasi che non mi picchiate però. Perché? Perché fa molto male. Hai ragione, Clap-trap, ma picchiarti fa sentire molto bene noi. Lo so ragazzi, ma fa sentire molto male me. Ma Clap-trap, sei un robot, almeno sei capace di sentire dolore. Se continuiamo a farla, giusto? A dire il vero, ora che ho parlato a voce alta, credo che voi ragazzi
sia confusire. Wow! Forse ti lascerò andare. Ti contorcerai mentre ti sparo? Finita!
starmene su piattaforme immobili è uno dei miei tre passatempi preferiti.